Tutto è cominciato perché mi sentivo smarrita. Mi serviva una direzione. Una qualunque. Volevo uno scopo. Una ragione per stare su questo pianeta. Poi ho visto te. Il solo allievo della nostra scuola in quella stanza. Ryan Shaver. Il vero intellettuale della Liberty Eye, editore di oggetti smarriti. In sostanza, uno snob egocentrico. È bello vedere una faccia amica. Amica? Sarà la mia prima e ultima volta, visto che ci sei anche tu. Cosa? Perché? Mi hai messo nel tuo giornalino. Ricordi? Miglior sedere. Quella lista stava già circolando. Tanto che tutti ne parlavano. Era una notizia. No, un errore. Anna, ti chiedo scusa. Non volevo assolutamente metterti in imbarazzo o umiliarti. Perché so com'è. Davvero? Sono un magrolino, frocio e scrivo poesie. Non so se mi spiego. Su, avanti. Devi tornare in biblioteca, Anna. Devi tornare alla poesia. Può darsi. Può darsi, mi piace. Però non mi piace che la gente legga le mie cose. Chi scrive poesie fa leggere agli altri le sue cose. Il che effettivamente spaventa e mette in imbarazzo. Come mai Amber Holloway ha già le tette? Dai, anche stronzo! Perfetto! Sii imbarazzata. Oggi indosso biancheria intima di pizzo nero. Per il semplice gusto di sapere che ce l'ho addosso. E al di sotto di quella sono assolutamente nuda. E poi ho la pelle. Miglia e miglia di pelle. Pelle per coprire i miei pensieri con una pellicola da cucina, attraverso cui si vedono gli avanzi della sera precedente. E anche se non lo pensereste, la mia pelle è morbida, è liscia. È molto vulnerabile. Ma questo a voi che importa? Non badate a quanto sia morbida la mia pelle. Volete solo sapere cosa fanno le mie dita nel buio. Ma se in realtà spalancassero le finestre per farmi vedere i lampi attraverso le nuvole? Se bramassero soltanto di arrampicarsi su una giostra per una boccata d'aria fresca. Oggi indosso biancheria intima di pizzo nero per il semplice gusto di sapere che ce l'ho addosso. Mi chiedo chi sia la zoccola che l'ha scritto. Io non capisco neanche cosa voglia dire. Una puttana che è stata mollata, te lo dico io. Sapevi che quella roba era personale. Sapevi da dove veniva e che tutti ne avrebbero parlato. Ora lo so, avevo un bisogno disperato che qualcuno mi ascoltasse. E tu mi hai ascoltato. Hai preso i miei pensieri segreti e li hai fatti diventare uno spettacolo pubblico. Che cazzo fai, Ryan? Anna, cos'è che non mi potevi dire a scuola? Lo sai benissimo. Come puoi farmi questo? La poesia. Ti ho fatto un favore, Anna. Sei una magnifica poetessa. Il tuo lavoro va conosciuto. Tu sei solo uno schifoso egoista egocentrico. Un giorno ci penserai e capirai che avevo ragione. Quello che hai scritto non si può insegnare, si deve vivere. Comunque è la mia vita, Ryan, non la tua. Fattene una.